Ragazzi, è uno spettacolo incredibile. Questa è l'Italia che vincerà. Davanti al pratone di Pontida, affollato come non si vedeva da tempo, Matteo Salvini, passato nel caldo d'agosto dal Viminale all'opposizione, galvanizza i suoi e promette che la Lega tornerà a governare. E alla folla ribadisce le priorità, a partire dalla flat tax e poi sicurezza ed immigrazione. Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum, perché sia il popolo ad opporsi alle scelte del palazzo. Sull'immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male. Moltissimi veneti, un centinaio i pullman arrivati a Pontida da tutte e sette le province, ed il Veneto si aggiudica la battaglia a colpi di vessilli con l'ingresso del governatore con tutta la squadra di assessori e consiglieri del Carroccio. E siccome quando si va a fare le scampagnate si porta sempre la copertina, eccovi la copertina! Se vi abbassate un po' qua davanti, ragazzi. Grazie, eccola. Acclamatissimo Zaia centra tutto il suo intervento sull'autonomia. Premier Conte a dicembre 2018 aveva promesso che l'autonomia l'avremmo ottenuta a febbraio 2019. Di Maio ha chiuso la partita a luglio di quest'anno dicendo: dovremo studiare di più l'autonomia e daremo vita a una commissione di esperti accademici napoletani. Io non c'ho niente contro le commissioni, tantomeno contro gli accademici napoletani, ma dopo 15 mesi è una presa per il culo, non è lo studio dell'autonomia. E contro i 5 Stelle si scaglia l'ex ministro Erika Stefani, che insinua anche un sospetto. Il dato definitivo è questo, non la volevano far andare avanti, quindi adesso voglio vedere che cosa accade. Però se quelli erano i presupposti, salvo che l'obiettivo non fosse quello di fare sì che l'autonomia non avesse il nome della Lega. Questo ho capito. Se il ministro Boccia mi porta all'intesa che ha scritto il ministro Stefani, io la firmo già lunedì 23, velocemente, senza tanti problemi. Lui passerà alla storia per essere stato il ministro dell'autonomia. Resta un problema che il governo italiano a tutt'oggi non ha mai detto ai cittadini italiani qual sia la sua idea di autonomia, mai vista. Siccome qua i padani hanno un buon occhio, è più grande di quella della Lombardia questa? Sì o no? Non ho sentito. Doge Mola Leon, ciao!